Una mano bionica integrata in modo permanente sull'avambraccio è il nuovo formidabile passo della scienza compiuto su una donna in Svezia, ma con tecnologia italiana. A coordinarlo Cristian Cipriani, Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. La novità è che si sfrutta una tecnologia che è quella dell'osso integrazione combinata all'uso di interfacce neuromuscolari, quindi si dona a questo impianto protesico una stabilità superiore. Inoltre è possibile collegare i muscoli e i nervi con la mano artificiale. Obiettivo: restituire a chi ha subito un'amputazione la funzionalità ma anche la sensibilità dell'arto. Esoscheletri, protesi, robotica, a seconda delle situazioni le tecnologie hanno fatto passi da gigante. Per le protesi agli arti, da dove le forze maggiori? Primo di Chicago. Lì sono state sviluppate le prime protesi autocontenute e autosospese negli anni 70. Il secondo gruppo importante è il Canada, ha applicato l'intelligenza artificiale per primi nel riconoscimento dei pattern muscolari. E poi, secondo me, ci siamo noi, Sistema Italia. Alla Scuola Sant'Anna lavoriamo su questo tema da 25 anni. Abbiamo l'INAIL, un assoluto pioniere in questo settore. Per quanto vi riguarda, i fondi da dove arrivano? Dalla Commissione Europea e dal Consiglio Europeo delle Ricerche. Sempre di più le professionalità coinvolte. Molte ingegnerie, ma pure la fisica, per non parlare poi delle scienze mediche. La parola chiave è dedizione. Il mio sogno è quello di vedere qualcosa che si trasforma in un miglioramento della qualità della vita nelle persone. Sonia Filippazzi, GR3.